Buongiorno, buon pomeriggio, come state? Oggi affrontiamo per l'inglese l'argomento dei phrasal verbs, sicuramente un argomento molto complicato per un italiano, perché in italiano non troviamo, abbiamo per ogni azione un verbo diverso, quindi ogni azione viene descritta, per ogni azione abbiamo un verbo diverso. In inglese invece sono moltissimo usati e ce ne sono veramente tanti, 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 alcuni chiaramente più comuni, altri meno comuni, però vanno imparati perché fanno parte dell'uso proprio comune, quotidiano, di chi parla inglese, quindi degli anglofoni. E phrasal verb significa che dato uno stesso verbo, se ci affianchiamo una preposizione, assume un significato completamente diverso. Vado subito al dunque. Come esempio voglio utilizzare look. Se look lo cerchiamo sul dizionario da solo, significa sembrare. Va bene? E viene impiegato in questo contesto. Se invece ci affianchiamo la preposizione after, to look after, vediamo che il gruppo, no, delle due parole look after va a significare un concetto completamente diverso che è badare a, prendersi cura di, take care of. Perché un italiano si chiede, non si può usare to take care of? Perché un inglese usa molto di più il phrasal corrispondente che è look after. Facciamo un esempio, perché vi consiglio di impiegare questi phrasal con esempi concreti in modo che vi rimangano impressi, perché sennò è molto difficile ricordarsi quale preposizione va accanto al verbo per dare un certo significato. Look after. Richard is looking after his grandmother. Ok? Quindi Richard si sta prendendo cura di suo nonno, quindi sta badando a. Se a look ci affianchiamo for, vediamo che to look for, lo sappiamo, significa cercare, to try to find. Perché non usiamo try to find? Perché è molto più comune dire look for. Per esempio, facciamo anche qui un esempio pratico. Richard is looking for, Kathy is looking for a red dress for her wedding. Se a look ci affianchiamo forward to, anche qui c'è un altro significato, be excited about something that is going to happen. Richard is looking forward to his wedding, va bene? È ansioso, non vede l'ora di, va bene? È molto eccitato per il suo matrimonio. Se a look ci affianchiamo over, va bene, il significato cambia completamente, diventa check or examine, for example. Will you please look over my dictation for spelling mistakes? Ok? Oppure, se a look ci affianchiamo, look up, ok? Significa to search and find information from, for example, the internet or a database. Quindi, Richard looked her name up on the internet, for example. Va bene? Quindi, vedete come look up significa una cosa, to search. Look for, try to find. Look over, examine or check. Va bene, look forward into, look forward to significa be excited to. È vero che dato un phrasal c'è il corrispondente, va bene? Il problema è che un italiano dovrebbe, suggerisco quindi, di piano piano, uno dopo l'altro, sempre contestualizzandoli in delle frasi. Imparare a utilizzarli e a usarli i phrasal proprio perché sono comunissimi, va bene? E usati molto di più che non i corrispondenti all'italiana, va bene? Per esempio, ho nominato Richard and Kathy, no? Per permettere di memorizzare qualcuno, pochissimi, insomma, di questi phrasal, poco alla volta. Proviamo a fare qualche altra frase, va bene, che riguardino Kathy e Richard e il loro rapporto. Possiamo dire Richard asked,
Kathy out to dinner. Va bene? Quindi ask out è un altro phrasal per dire to invite on a date. Invece di usare he invited her on a date, va bene che si preferisce utilizzare, molto più comune e usato, il corrispondente phrasal che è ask out. Quindi he asked her out to dinner. Altro phrasal può essere espresso in questo contesto che adesso vi dico. It's a fancy restaurant, so Richard and Kathy had to dress up. Dress up, subito un italiano resta un po' disorientato, perché cosa significa dress up? Dress significa vestirsi, ma quell'up, va bene, che connotazione dà a questo verbo, a questa azione, no? Verbale? Quella di to wear nice clothes, ok? Cioè to wear smart, elegant clothes. It's a fancy restaurant, quindi è un ristorante, diciamo, di un certo tipo, di un certo livello. So they had to dress up. Quindi dress up significa vestire elegantemente, non solo vestire, ma è vestirsi bene. Quindi dress up. È importante sapere che dress up ha questa connotazione, perché se no non si comprende a fondo il significato della frase in cui viene impiegato, comunque del contesto. Quando un inglese ti parla, usa dress up più che wear, ok, nice clothes. Richard and Kathy got along or got on very well together, so they decided to get married after some time. Quindi get along, altro phrasal, get along or get on well significa to like each other. Quindi invece di dire liked each other, che è molto meno usato che non got on very well, va bene, got on very well, andarono molto d'accordo, no? Si trovarono molto bene, si piacquero l'un l'altro e quindi decisero di get married, di sposarsi, ok? Due sono le cose. Allora, o vanno bene, they got on very well, so they decided to get married, oppure, after some time, they broke up. They broke up because they didn't get on very well. They broke up. Break up significa to end a relationship. Invece di dire they ended their relationship, un inglese dice broke up. Sicuramente. Va bene? Quindi è vero che un italiano, se non ha pronto il phrasal, perché non è facile ricordarsi, no, quale preposizione mettere accanto al verbo per dare, no, un significato piuttosto che un altro, chiaramente potete usare il corrispondente, they ended their relationship, logicamente, però è chiaro che si capisce subito che siete degli italiani che vogliono aggirare un po' il discorso, perché non gli viene abbastanza automatico usare break up, va bene? Oppure si può dire they, si può utilizzare questo phrasal appunto nel caso in cui appunto non vanno d'accordo, quindi they, si può dire they decided to get married, but before, 2 days before getting married, they, si può usare questo phrasal, called the wedding off. Va bene? Because Richard didn't want to. Va bene? Call off, ecco qua un altro phrasal anche abbastanza complesso, quindi impiegatelo sempre in contesti, perché se no vi sfugge, no? Perché non siamo abituati, va bene, a questo tipo di discorso, ad affiancare delle preposizioni a dei verbi, a degli stessi verbi, e quindi che cambino completamente il significato. Call off, noi siamo abituati. Call off cosa significa? Cancel, eh? Quindi cancelled the wedding, cancelled the wedding. They called the wedding off. Va bene, ok?
In inglese non si usa quasi mai cancel nell'uso comune, va bene? They call the wedding off, ed è bene ricordarsi anche, se non altro, i phrasal verbs più comuni. Ora, se questo è per darvi solo un'idea e per non rischiare di essere noiosa, limitandomi a solo ad un mero discorso di lista dei phrasal verbs più comuni, ce ne sono tantissimi. Se pensiamo a get si predispone a tantissimi phrasal, chiaramente con tutte le preposizioni che gli si possono affiancare. Quindi, se vi può interessare questo discorso e questo metodo che trovo molto efficace per poter assimilare piano piano, contestualizzandoli, i phrasal verb più comuni, e sono tantissimi, vi assicuro, la lista è enorme. Se volete, me lo scrivete nella description box, dove riporterò tutti questi esempi che vi ho fatto in modo di averli anche per iscritto. E possiamo, chissà, fare un'altra, organizzare, a me farebbe tantissimo piacere fare un'altra intervento del genere sui phrasal, magari utilizzando get o qualsiasi altro verbo. Va bene, vi ringrazio, buona serata e alla prossima. Ciao!